Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi è con grande gioia che la Chiesa celebra la festa liturgica della Natività della Madonna. Come già accennavo quando abbiamo festeggiato la festa liturgica della Natività di San Giovanni Battista, questi due personaggi, cioè San Giovanni Battista e la Madonna, sono gli unici di cui la Chiesa celebra la nascita terrena, perché noi quando celebriamo un santo, per esempio tra poco il 23 settembre sarà la festa del Padre Pio, l'altro cinquantenario della morte, perché Padre Pio è morto il 23 settembre del 1968, quindi noi celebriamo e facciamo festa quando finisce la vita terrena, quando finisce il tempo di sosta nella Valle di Lacrime, non quando comincia. Certo, se non si passa per la Valle di Lacrime un po' in secondo paradiso, però per la festa è quando si parte da questo mondo. Ecco. Quindi, tranne con questi due, perché? Perché la nascita di questi due è stata una benedizione per il mondo, perché avevano un forte rapporto con Gesù, l'unico Salvatore, perché San Giovanni era il precursore, nato sulla terra per annunciare che era arrivato il Salvatore. E la Madonna c'è un compito ancora più importante, perché la Madonna è nata per portarlo sulla terra, il Salvatore, non semplicemente per annunciarlo. Quindi avete sentito come il Vangelo ci ricorda che cosa? La nascita di Gesù. Quindi l'angelo che va da San Giuseppe e dice: stai tranquillo, insomma, qui stiamo su un altro pianeta. E anche nella prima lettura abbiamo ricordato perché Gesù è nato a Betlemme, quindi perché il Signore si è servito anche di Cesare Augusto, no? Per spostare in mezzo mondo, perché c'è scritto: tu Betlemme di Efrata, abbiamo letto, così piccola per essere tra i capoluoghi di Giuda, da te ne uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele. Quando c'è una profezia non ci stanno santi, capite? E quindi vedete come tutta la mano di Dio governa la storia. Ecco, solo che la Madonna c'è anche un'altra cosa oltre ad essere la madre del Signore. Allora, voglio vedere, nel salmo che abbiamo letto, che è un salmo che si trova anche nell'ufficio liturgico della Madonna, è proprio un salmo che la Chiesa ha sempre tipologicamente, questo è il termine, applicato alla Madonna. Che significa? Significa che sotto i simboli, tra le righe, dentro le parole del salmo, è adombrata, e neanche troppo, cioè con più luce che ombra, la figura della Madonna. Guardate, riprendiamo alcuni passaggi. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Di chi sta parlando il Santo? Chi è Sion? Chi è Gerusalemme? Chi è la città di Dio? Sono luoghi, certamente, ma dov'è che Dio abita per antonomasia? Non esiste luogo in tutto l'universo, eccettuato l'Empireo, dove Dio abiti più di come abita in Maria Santissima. Tant'è vero che una delle più belle biografie della Madonna, scritte da una grande mistica, sicuramente venerabile, ma che forse è già beata, che è Maria di Gesù da Greta, che ha visto la vita della Madonna, bellissimo, piccolo da leggere, anche se due bei volumi grossi, così si chiama Mistica Città di Dio. Quindi qui si parla della Madonna. E che cosa dice qua questa Mistica Città di Dio? Dice: ricorderò Rahab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Rahab e Babilonia, le orologi e gli occhiali. Rahab era la prostituta che legò la cordicella scarlatta alle porte di Gerico quando sono entrati gli israeliti. Babilonia è il luogo dove stavano i pagani peccatori. E questi conoscono la Madonna. Ricorderò Rahab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Poi Palestina, ma Tiro ed Etiopia erano terre di pagani. E com'è che conoscono la Madonna questi qua? E che sono tutti là sono nati. Dove là sono nati? Nella mistica città di Dio. Quindi i pagani sono nati nella Madonna? Noi siamo nati nella Madonna? Noi siamo nati nella Madonna, attenzione, si dirà di Sion, attenzione, di Sion, come sempre di lei, attenti, l'uno e l'altro è nato in essa, che sì, e l'Altissimo la tiene salda. Chi sono l'uno e l'altro? Quindi, i grandi nostri padri della Chiesa, ecco perché dobbiamo, l'uno è il nostro Signore Gesù Cristo, con la U maiuscola, l'altro sono io, cioè l'altro è ogni membro della
che è già rinato nella Madonna. Capite? Quando la Madonna ha detto Fiat all'Arcangelo Gabriele, non ha soltanto realizzato immediatamente l'incarnazione del Verbo divenendo la madre di Dio, ma contestualmente e immediatamente per questo suo stesso ufficio è diventata madre del genere umano redento da Cristo. Quindi, cioè, capite, quando la Madonna in tutte le apparizioni ci chiama figli, non è che ci chiama figli tanto perché dice, vabbè, chiamo figli pure io, se sei sicuro, figlio mio, sei sicuro a parlare con me, figlio mio, che te devo dire, d'accordo? Cioè, un sacerdote, per esempio, ha la paternità spirituale, che dovrebbe chiamare i parrocchiani figli miei, no? Non me la forma, la Madonna sono figli veramente suoi, cioè è come un parto alla grazia, questo lo insegna teoricamente la Chiesa. Nell'ultimo capitolo della Concupiscenza, dove parla della Madonna, si dice che ella ci ha rigenerati alla grazia. E la Chiesa, tra l'altro, con i suoi sacramenti, con il battesimo, con la penitenza, con l'Eucaristia, continua a fare nel tempo e sacramentalmente quello che la Madonna ha già fatto nella sua vita. Quindi capite, quando una persona vive lontana da Dio, la Madonna piange a doppio titolo, primo per la sua misericordia verso un membro della razza umana, ma secondo perché sarebbe come se uno ci avesse un figlio veramente snaturato, disgraziato, sciagurato, che si sta andando a rovinare la vita. Ecco perché la Madonna in certe apparizioni riconosciute, per esempio una famosa che è venuta nel mese di settembre, la Salette, a la Salette la Madonna piangeva come una bambina, vestita da popolana tra l'altro, piangeva, 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 perché? Perché quelli della Salette nel 1849, quindi, non andavano a messa la domenica e bestemmiavano come i turchi. Se uno si legge l'apparizione della Salette, solo questo. Bestemmiavano come i turchi e si prendevano beffe della domenica e del giorno del Signore. Piangeva. Ma non è che piangeva e dice, ma perché chi fa questo si fa del male, d'accordo? Vi campa male. E la Madonna che non vorrebbe vederci campare male, piange perché soffre veramente per questa cosa. A Siracusa, è stata qui la Madonna di Siracusa, lo scorso mese di giugno, in qualche parrocchia, mi ricordo a Latina, con l'immaginetta, ha lacrimato, lacrime umane, un quadretto, sopra la stanza di una coppia, di una giovane coppia, in un periodo in cui, io gli ho dato sempre questa interpretazione, andava diffondendosi, purtroppo anche tra i fedeli, la pratica della contraccezione. Cioè, che significa che la Madonna piange da un quadretto sopra una stanza di matrimonio di una giovane coppia? E sono fatti accertati questi qui, vi sto parlando non di apparizioni ballerine, sto parlando di apparizioni riconosciute ufficialmente dalla Chiesa Cattolica. Quindi oggi vediamo la Madonna che nasce, ma nella sua nascita siamo già rinati tutti quanti noi. Come il giorno della sua nascita è un giorno di festa, perché dicevano i padri, arriva l'aurora, quindi tra poco sorge il sole, perché la Madonna è nata per essere la madre di Dio, è tutta volta verso questa missione, ma è nata anche tua madre. Capite quanto è importante una devozione profonda alla Madonna? E quanto vi ricorda la Madonna, c'è qualcuno che ha paura del diavolo. Del diavolo bisogna averci paura se stiamo lontani da Gesù Cristo e dalla Madonna, ne fa mille pezzi. Ma ci sono due cose. Se uno va a messa tutti i giorni, se fa la comunione, certo, e dice il rosario tutti i giorni, e il rosario rosario è come dicevano le nostre nonne, quindi rimaniamo alla tradizione che sarebbe da aggiungere pure quello che ha fatto San Giovanni Paolo II, però accontentiamoci, gaudiosi, dolorosi e gloriosi, oppure hanno tutto l'inferno contro di lui, gli fa niente, però ci vuole la comunione quotidiana e il rosario quotidiano, perché chi si blinda dietro a Gesù e alla Madonna, il diavolo non ti fa niente, non ti può fare niente. Certo, tanto più noi ci allontaniamo da Gesù e da Maria, e quanto più siamo vulnerabili. Chi vive completamente lontano dai sacramenti, dalla messa, dalla preghiera, sapete quante volte la gente mi arriva disperata, cioè dico, io non glielo posso dire, dico, ma scusa, ma se sono 30 anni che tu, cioè, che cosa ti aspetti? Il diavolo purtroppo esiste, non è che non esiste, è cattivo. Quindi se tu non sei protetto, la vita ti diventa un inferno. Noi non possiamo competere contro di lui, ma la Madonna c'era sotto i piedi e Gesù Cristo l'ha sbattuto sulla croce e l'ha inchiodato dietro con gli occhi.
quindi, per cui quando uno sta con Gesù e con Maria, il diavolo è un problema passato, capite? Non c'è, solo che bisogna starci, e bisogna starci bene, capite? Io vengo da un luogo, questo non ancora riconosciuto, dove la Madonna in persona ha dato delle istruzioni. Tra le istruzioni ci sono la messa, la comunione quotidiana e il rosario intero quotidiano. Quella città, adesso il Papa ci ha mandato un vescovo, ogni giorno, dalle 6 alle 8, vai da finita. No, prima, dalle 5 alle 8, perché stanno due rosari, un'ora di messa e il rosario di ringraziamento, tutti i giorni. E la stragrande maggioranza della gente che abita lì, sa benissimo, cioè, la giornata è fatta così, c'è chi sta due ore e mezza a vedere il film la sera, poi sanno che sott'ora, due ore e mezza sono del Signore, tutti i giorni. Capite? Certo, è impegnativo, però se uno vuole avere una vita proprio tranquilla, bella, potente e blindata, certamente questa è la soluzione migliore. Rallegriamoci con Maria Santissima e ricordiamo che siamo tutti da lei potenti e lo saremo tanto di più e tanto meglio quanto più in comunione con lei e in intimità con lei viviamo. Siamo dati Gesù di Maria.